dottor Napolitano. E anche quest'anno ci ritroviamo qui, insomma, dopo il rinvio dovuto, insomma, alle avverse condizioni meteorologiche. Finalmente siamo qui in piazza a poter festeggiare la festività di Santa Lucia, anche se il clima, insomma, è abbastanza rigido anche stasera, però il fuoco ha anche questo significato, insomma, riscaldare non solo i cuori in maniera metaforica, ma anche proprio in maniera fisica con il calore. Con delle grandi novità quest'anno, perché ovviamente, come è noto, ormai anche la nostra manifestazione è iscritta nel registro dei rituali legati al fuoco della Regione Puglia. E ovviamente questo riconosce tutto quel lavoro che è stato fatto in diversi anni e quindi quel lavoro di tradizione che viene portato avanti, così come è stato portato avanti dai nostri avi. Quest'anno è stata arricchita la manifestazione anche dalla presenza dei bambini della scuola Cassano e quindi noi siamo lieti, insomma, di ospitarli durante la nostra manifestazione. Inoltre abbiamo vari momenti musicali, sempre per quanto riguarda la musica popolare, con le danze, quindi con un gruppo che viene dal Salento, il trio Anglano Bianco De Marco, e poi le danze internazionali con il nostro Rocco Gesualdi, quindi comunque un momento aggregante nonostante, insomma, il freddo, ecco. L'associazione Folchemigra si occupa principalmente di musica popolare, ma ovviamente a questo fa corollario, insomma, tutta una serie di attività, quindi anche l'organizzazione di eventi molto spesso incentrati sulla musica popolare, come appunto un folk di Santa Lucia, che vuole essere sì una tradizione da portare avanti, ma insieme ovviamente contestualmente al discorso della musica popolare, quindi della nostra musica e delle tradizioni che continuano ad andare avanti.